Ciao e benvenuto in questa pratica. Oggi lavoriamo per andare a percepire quello spazio che precede i nuovi inizi, quello spazio che ci consente di avere anche la voglia e la motivazione di cominciare qualcosa. Spesso non cominciamo qualcosa perché non sentiamo quello spazio, ci sentiamo intoppati, abbiamo troppe cose sommate dentro di noi. Nella pratica di oggi cercheremo di lavorare per liberare questo spazio e sentire quel senso di entusiasmo, motivazione e di pace che esiste prima di cominciare qualcosa a cui teniamo davvero. E questo ci permetterà anche di comprendere che cosa veramente sia importante cominciare per noi e toglierci magari quegli obiettivi che non sono nostri, ma che sono portati da altre persone, dalle aspettative che gli altri hanno verso di noi o dalle aspettative che noi abbiamo verso noi stessi. Quindi cominciamo la nostra pratica sedendoci a gambe incrociate sul tappetino con le mani sulle ginocchia, la schiena allungata verso l'alto, le spalle basse e chiudiamo gli occhi. Iniziamo a inspirare ed espirare profondamente, con consapevolezza, con presenza. Sentiamo il respiro riempire il corpo e cercare il suo spazio. Proviamo a chiederci in questo momento quali sono i sogni che abbiamo, gli obiettivi che vogliamo raggiungere. E portiamo le mani nel Kubera Mudra, unendo pollice, indice e medio, e portando le altre dita, quindi anulare e mignolo, all'interno. Portiamo il dorso delle mani sulle ginocchia. Chiudiamo gli occhi e ci concentriamo sui sogni che abitano il nostro corpo, sommersi da tutti questi strati. Proviamo a sentirli fluire nel sangue, nel respiro. Un sogno, concentriamoci su uno soltanto. E accendiamo un sorriso mentre lo visualizziamo come se si stesse già realizzando. Com'è lo spazio intorno a questo desiderio? È in grado di respirare? Lasciamolo respirare. E poi lentamente sciogliamo il mudra e portiamo le mani in preghiera al cuore. Il nostro desiderio è dentro di noi e ha solo bisogno di più spazio per potersi concretizzare, per diventare più leggero e volare all'esterno manifestandosi nella nostra vita. Sentiamolo profondamente, con ogni fibra del nostro essere. Inspirando, apriamo le braccia, le portiamo verso l'alto. Espirando, riportiamo le mani in preghiera al cuore e le mani sulle ginocchia. Inspiro, apro il petto, guardo verso l'alto.
all'espirazione contrazione mento al petto. E ancora inspiro, apro il petto verso l'alto, inarco la schiena. Inspiro, contraggo. Inspiro, apro. Espiro, contraggo. E adesso raddrizzo la colonna e comincio a fare delle circonduzioni intorno al centro del nostro corpo, andando a sentire bene ogni fase della circonduzione, del movimento. Cambiamo il senso di rotazione. Ultima volta. Centro, inspiro, sollevo nuovamente le braccia. E adesso, mantenendo le braccia in alto, sciolgo le gambe e le porto piegate davanti a me, leggermente in apertura rispetto al bacino. E portiamo le mani sulle caviglie. Apriamo i piedi verso l'esterno. Inspiro, apro il petto. Espiro, fluisco avanti. Inspiro, apro. Ed espiro. Inspiro. Inspiro. Espiro un'ultima volta. E su, allungo. Ora piego la gamba destra a me e porto la gamba sinistra oltre la gamba destra. Allungo le braccia verso l'alto e vado in torsione con il gomito oltre il ginocchio oppure semplicemente abbracciando il ginocchio. E sento lo spazio che creo al centro del corpo, qui guardando indietro. Respiro. Porto energia agli organi interni capaci di trasformare, di donare energia ai nostri sogni, di creare più spazio. E poi su le braccia allungo. Adesso porto le mani verso destra e srotolo le gambe portandomi in Padottanasana sul lato opposto del tappetino. E sono qui. E rimango con la testa morbida, le braccia morbide, senza pensare ad allineamenti specifici, semplicemente rimango qui. Inspiro. Espiro. E adesso lentamente ricammino con le mani verso il piede sinistro e ritorno ad accavallare le gambe nella posizione di partenza. Prendo con la mano il tallone sinistro e apro lateralmente la gamba mentre il ginocchio destro si apre un pochino verso l'esterno. Se posso, stendo la gamba, altrimenti la mantengo leggermente piegata. Apro il petto. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, contrazione. Inspiro, apro. Rimango in apertura, sento l'apertura del bacino, del cuore. Siamo allungati verso l'alto da un filo invisibile. Inspiro, espiro, appoggio la gamba. E adesso appoggio la mano destra, il braccio sinistro fa una mezza circonduzione, ci porta su col bacino e lascio la pianta del piede sul tappetino. Ritorno, recupero la gamba sinistra e vado ad accavallare la destra sopra la sinistra, come ho fatto prima dall'altra parte. E sulle braccia vado con il gomito sinistro oltre il ginocchio destro e torsione. E se è troppo, rimango semplicemente ad afferrare il ginocchio portandolo a me. Spingo col gomito al ginocchio, cresco verso l'alto. Massaggio gli organi interni, porto il flusso sanguigno qui per permettere la trasformazione.
E sulle braccia a lungo porto le mani a sinistra e come prima srotolo le gambe portandomi in Paddottanasana sull'altro lato del tappetino. E lascio anche qui, anche questa volta, le mani morbide o sulle gambe o a terra dove arrivo e lascio la testa morbida, il collo rilassato. Inverto qui il flusso sanguigno nuovamente. Creo spazio nella mente. Creo spazio nel bacino. Inspiro. Espiro. E lentamente cammino con le mani a destra. Di nuovo cavallo le gambe per tornare a sedermi nella posizione originale. Con la mano destra prendo l'interno del piede, il tallone, apro lateralmente mentre il ginocchio sinistro si sposta in apertura. Apro il petto, inspiro, espiro, contrazione. E ancora, inspiro, apro. Ed espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Ultima volta e rimango in apertura e cresco al massimo verso l'alto. Sento l'apertura. L'atteggiamento di apertura, soltanto la posizione. E appoggio il piede a terra, mano sinistra sul tappetino, braccio destro che va a salire, spingo il bacino verso l'alto, la pianta del piede destro a terra, apro il petto ed espirando ritorno. Adesso mi sposto in quadrupedia chiudendo la gamba destra e vado, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, inspiro, inarco la schiena e all'espirazione, cane a testa in giù, ad Mukha. E sento l'estensione della schiena, l'estensione delle gambe, molleggio piegando da gamba destra e gamba sinistra, alternate, dando spazio al corpo, respiro al corpo, vado a respirare fino alle piante dei piedi. Poi trovo Adho Mukha, cane, testa in giù e faccio un'onda in avanti, sollevo i talloni, srotolo, spingo avanti il bacino, arrivo plank, inspiro, inarco la schiena, piego le ginocchia a onda, torno indietro. Ancora su. Inarco, torno indietro. E ancora. Arrivo plank, questa volta scendo chaturanga, se voglio con le ginocchia a terra, altrimenti qui versione avanzata, tengo l'addome. Cane a testa in su, inspiro. Cane a testa in giù, espiro. Sale la gamba destra su verso l'alto. Porto il piede tra le mani. E da qui appoggio il ginocchio dietro e salgo nell'affondo, allungo lo psoas. Espiro. Espiro, porto avanti le mani, stacco la gamba dietro nell'affondo alto e dall'affondo alto vado ad appoggiare la pianta del piede ruotando il piede sinistro e sollevo il braccio sinistro. La mano destra resta dietro al piede, il ginocchio destro spinge verso il braccio destro. Inspiro. Espiro e al prossimo inspiro salgo su e Peaceful Warrior allungo il braccio destro oltre la testa, piego bene la gamba destra e poi stendo la gamba destra, salgo e vado Trikonasana, quindi la mano destra cerca la tibia destra oppure cerca terra. Dove arriviamo? Dove possiamo? Se serve uso un mattoncino. E piano piano piego la gamba destra, allungo il braccio oltre la testa, faccio una circonduzione e se voglio vado ad agganciare le mani dietro alla coscia destra, solo se mi è possibile, altrimenti rimango con il braccio allungato oltre la testa in Parsvakonasana all'angolo laterale. Apro bene le spalle. Libero le braccia, mano a terra, spingo. Adesso, mantenendo la spinta della mano a terra, il braccio sinistro che tira verso l'alto, sposto la gamba destra portando il ginocchio a terra.
e rimango qui. Se mi è possibile, vado con la gamba destra dietro la sinistra in Vasisthasana, solo se mi è possibile. Altrimenti rimango col ginocchio a terra, respiro, guardo su. Espiro, plank. Chaturanga, un bel vinyasa. Cana testa in su. Cana testa in giù. Benissimo. Un respiro profondo nel cana testa in giù. Sale la gamba sinistra. Piede tra le mani, lenta la transizione. Affondo, appoggio dietro il piede. Salgo. Allungo lo psoas, creo spazio nel bacino, nel petto, nella parte anteriore del corpo. Espiro, mani a terra, sollevo il ginocchio dietro, appoggio la pianta del piede ruotando il piede destro e sollevo il braccio destro su. Respiro qui, sento l'apertura dell'anca sinistra. Inspiro. Espiro, sto. Il braccio destro tira per salire all'inspirazione, andare peaceful warrior. All'espirazione salgo, stendo la gamba sinistra e scendo trikonasana, triangolo. La mano o a terra o sulla tibia. Guardo la mano destra, spingo il bacino avanti, l'addome dentro. Immagino una parete dietro di me a cui sono appoggiata, quindi apro la spalla destra, ma non troppo. Immagino la parete, lo sguardo verso l'alto. Benissimo. E adesso torno a piegare la gamba sinistra. E se voglio, vado col braccio in avanti, oltre la testa, oppure vado a cercare di agganciare le mani. Nel bind. Respiro. Porto il respiro nelle anche, nell'apertura delle spalle, nell'aggancio delle mani. E poi libero, la mano sinistra va a terra, il braccio destro su. Spingo con la mano sinistra per fare forza e appoggiare il ginocchio sinistro sul tappetino. Oppure, se possibile, vado col piede dietro al piede destro e rimango Vasisthasana. Respiro. Inspiro, espiro, inspiro e all'espirazione ruoto plank lentamente e vinyasa, scendo, cane testa in su, cane testa in giù. Benissimo, respiro nel cane a testa in giù. Sale la gamba destra a lungo, ginocchio al petto plank. Porto la caviglia destra sul ginocchio sinistro e vado a piegare la gamba sinistra, lasciando l'anca destra in apertura, la pancia va verso la caviglia destra. Riporto il ginocchio al petto, piede tra le mani, appoggio dietro il piede e di nuovo Parvakonasana, apro, peaceful. Sale il braccio destro, come ho fatto prima. E scendo, vado direttamente ad agganciarmi oppure in Parsvakonasana classico allungando il braccio oltre la testa come abbiamo fatto prima. Apro bene, apro bene. Inspiro, espiro, lascio andare. Ora porto la mano destra all'esterno del piede destro e con la mano sinistra cerco di andare a prendere l'esterno del piede destro. Lo porto a me, porto la caviglia sul ginocchio, vado indietro piegando la gamba sinistra e se posso vado a stendere nella variante di Vasisthasana allungando la gamba e guardo su, se mi è possibile. Posso anche rimanere qui con la gamba piegata, va benissimo, dove posso e apro lo sguardo. Ritorno, riporto la caviglia sopra il ginocchio. Mantenendo la caviglia sopra il ginocchio, allungo il braccio oltre e vado di nuovo Vasisthasana,
Allungo il fianco sinistro e rinforzo il fianco destro. Ritorno, piego e porto la mano sinistra a terra, ruoto le anche, porto i lati via avanti nel piccione, pigeon pose. Inspiro, cresco su con le braccia se mi è possibile staccarle, altrimenti rimango con le mani a terra. Espiro, libero e lascio scendere tutto giù. E respiro qui. Ritorno, mani a terra, punto il piede, ad omuka, cana, testa in giù, fluisco avanti con un'onda, plank, in arco torno indietro, e un vinyasa, scendo, cana, testa in su, cana, testa in giù. Benissimo, respiro qui e rifare tutto il flow dall'altra parte. Sale la gamba sinistra e ginocchio al petto plank, caviglia sul ginocchio destro, piego entrambe le gambe, pancia verso la caviglia sinistra. Ritorno avanti, ginocchio al petto, piede tra le mani e appoggio la pianta del piede destro. E da qui vado a sollevare il braccio destro e salgo peaceful. E ritorno, mi aggancio in Parva Konasana oppure Parva Konasana classico. Libero le braccia, passo il braccio sinistro dietro al piede. E vado con la mano destra a prendere l'esterno del piede sinistro. Porto il piede a me, caviglia sopra il ginocchio e mi carico qui per andare a stendere la gamba oltre la testa. Ricordo, posso anche rimanere qui, va benissimo, l'importante è che mantengo lo sguardo verso l'alto. E se posso cerco di stendere la gamba destra. Ritorno, riporto la gamba sul ginocchio, mantengo questo aggancio, allungo il braccio oltre la testa, stendo. E ritorno, porto la mano destra sul tappetino, ruoto le anche, tibia a terra, pigeon. Apro, inspiro sulle braccia se mi è possibile. Ed espiro. Lascio andare tutto giù. Respiro qui. Ritorno su. Mani a terra, punto il piede dietro. Ad omuka. Un'onda avanti. In arco, torno. Vinyasa. Scendo. Cana destra in su. Cana destra in giù. Appoggio le ginocchia. E balasana. Mi siedo indietro. Fronte al tappetino. Respiro. Lentamente srotolo la schiena. Mi porto a sedere sui talloni. Apro le spalle, inspiro su le braccia. Intreccio le dita, ruoto i palmi verso l'alto e cresco qui, allontano le vertebre una dall'altra. Ed espiro, lascio andare le mani in avanti, incrocio i piedi dietro, mi siedo oltre l'incrocio, mi porto schiena a terra. E porto i piedi verso l'alto e apro in Happy Baby. Afferro l'esterno dei piedi o l'esterno delle caviglie.
e mi dondolo destra e sinistra. E salgono sulle gambe, incrocio la destra sopra la sinistra, completamente. Piego tutte e due le gambe, vado con le mani a prendere le caviglie, porto i piedi verso di me, resto in questa chiusura. Respiro. Il bacino è leggermente sollevato, quindi si può sollevare senza problemi. Sentiamo piuttosto questa chiusura del bacino. Lascio andare le gambe libere su e cambio sinistra sopra la destra e porto a me. Ancora un respiro. E lascio andare di nuovo le gambe libere, le braccia libere. Rimango un attimo qui, con i piedi abbandonati, le mani abbandonate. Inspiro. Espirando, piego, appoggio i piedi. Braccia lungo il tappetino, spingo il bacino verso l'alto. E scendo, stendo le gambe e mi fermo qui in Shavasana, ruoto i palmi delle mani verso l'alto, chiudo gli occhi, sento le spalle pesanti, la testa pesante. Ammorbidisco i muscoli del viso, gli occhi, la bocca. Ammorbidisco il collo, il cuore e lo spazio intorno al cuore, la pancia, il bacino, il pavimento pelvico, i glutei. E sento le braccia completamente abbandonate, fino alle mani, e sento le gambe, il loro peso che aumenta a terra fino ai piedi. Il respiro che fluisce in ogni angolo del corpo. E qui, in questo profondo spazio di pace, torno a visualizzare il mio desiderio. In quale punto del corpo lo visualizzo? Provo attaccamento a questo desiderio. Se sento di dare a questo desiderio troppa responsabilità, creo spazio tra me e lui e lo osservo più da lontano, con il distacco del testimone. Questo desiderio può rappresentare un nuovo inizio. Ma non dobbiamo mai attaccarci adesso.
può realizzarsi e manifestarsi. Con i suoi tempi, come se avesse vita propria. Siamo noi a generare i nostri desideri, ma dobbiamo permettere che si realizzino nel modo più giusto per loro, che sarà quello più giusto per noi. Distacchiamoci dall'immagine, non è più nostra, è dell'universo. È di tutte le energie che collaboreranno per permettere la sua realizzazione nello spazio che abbiamo creato. Sentiamo fiducia in tutte queste energie, perché in modi inaspettati faranno in modo che tutto ciò accada. Inspira profondamente. Espira profondamente. Inspira. E espirando ricomincia a muovere il corpo, le estremità. A muoverti liberamente come senti il bisogno. E se vuoi abbracciati. Sussurrando a te stesso, ho fiducia in te. E nello spazio che insieme abbiamo creato. Lentamente ci portiamo sul fianco destro in posizione fetale. E ci andiamo a sedere, sempre piano piano, mantenendo ancora gli occhi chiusi. Torniamo gambe incrociate, mani sulle ginocchia. Inspira ed espira. Inspirando porta le braccia verso l'alto. Unisci le mani sopra la testa. Espirando le porti al cuore. E da qui ci inchiniamo a noi stessi. Ringraziandoci profondamente. Per lo spazio che abbiamo creato e che permetterà ai nostri sogni di realizzarsi al meglio. Grazie per essere stato con me. Ti auguro attraverso questo spazio di poter realizzare i tuoi sogni e i tuoi nuovi inizi. Namaste.